Inaugurata questa mattina in presenza delle autorità e di alcuni studenti della città la mostra I tesori della Biblioteca Scarabelli, il titolo che descrive il grande valore dei testi presenti nella Biblioteca Comunale Nissena. Ci tengo a dire che questa mostra è stata curata proprio dalle due referenti della biblioteca, Tilde Castronovo e Nadia Tramontana, che lavorano qui tutte le mattine e che quindi hanno scelto quelli che a loro avviso sono dei testi che meritano di essere osservati e ammirati. Proprio per alcune loro singole peculiarità, quindi non è una mostra tematica, perché la mostra tematica la faremo successivamente a Pasqua, ma è semplicemente un voler far conoscere ai cittadini alcuni dei libri rari e pregiati che possediamo in biblioteca, perché il messaggio è questo. È vero che la biblioteca è come un forziere che custodisce questi tesori antichi, però veniamo in biblioteca, frequentiamola, prendiamo libri in prestito, consultiamo anche questi libri pregiati, perché la biblioteca comunque deve vivere, senza gli utenti non ha senso. La mostra rimarrà allestita nella Sala degli Uomini Illustri sino al 19 gennaio. Il più antico tra i testi esposti risale al 1496. Presenti gli Incunaboli, uno dei sei volumi, oltre ai due lexicon di cui è composta la Bibbia poliglotta della metà del Seicento, nonché il primo volume introitato, cioè trascritto nel registro cronologico d'entrata della biblioteca, registro che fa anch'esso parte della mostra. Esposti infine anche dei manoscritti come il Salterio Notturno. Questo salterio è una raccolta di preghiere notturne e possedevamo nel 2010 il salterio con le preghiere e i canti diurni, se non che è stato trafugato, quindi è rimasto orfano. Dunque questo testo è molto prezioso e appartiene alla fine del 1600, inizi del 1700, una copertina in legno ricoperta in cuoio. È costituito da pergamena e come si può ben notare, la paginazione è costituita da carte, non da pagine. È un testo scritto tutto in latino, caratterizzato da miniature che costituiscono i capilettera dei versi della Bibbia. La più bella è questa lettera B, che apre il versetto Beatus Vir, e all'interno della B ritroviamo il re Davide, che si ritiene l'autore di questi, il re Davide che suona appunto il salterio, che si ritiene sia autore di questi testi. Questo volume è stato quindi scritto a mano dagli amanuensi cappuccini, è costituito da 188 carte e da 114 preghiere. Una caratteristica è l'abbreviazione che veniva adottata dagli amanuensi fin da allora. Vediamo che qui c'è una QM che sta per quem in latino, e quindi fin da allora si nota come si cercava, come fanno i nostri ragazzi oggi con i cellulari, adoperando le varie abbreviazioni, anche allora gli amanuensi, proprio per risparmiare fatica, facevano delle abbreviazioni.